che succede a Roma, tutto quello che succede a Milano, che sono due città che non si guardano più, tra l'altro. Questa è una cosa molto interessante. Roma è sempre più autoscopica, Milano è sempre più convinta di appartenere non all'Italia, di appartenere da un'altra cosa, da un altro mondo. Ecco, secondo me ricreare una nuova doppia polarità è fondamentale, perché sennò questo paese perde i punti di riferimento. Mi ha colpito nelle chiacchiere che ci facevamo venendo qui, che in fondo abbiamo entrambi, come dire, una curiosità più che un approccio multifocale. Cioè, da una parte tu hai una professionalità e un mestiere di architetto e un mestiere di scrittore, ma anche un attivismo di fatto rispetto alla città, e ti sei inventato molte cose, molte attività per provare a... Beh, come fai tu, insomma, esatto. Esattamente come fai, esatto, tu, ma perché è quella cosa del diritto alla città, insomma, che in fondo la pandemia ci avevano fatto illudere, ovviamente nessuno di noi è cascato nell'illusione, che bastava restare chiusi in casa e tutto si sarebbe risolto, ma restare chiusi in casa significa, cioè, perdere quel rapporto di socialità che è la vera scommessa delle città, insomma. Questa idea che tu resti in un posto, produci e crepi dentro quel posto, non rompi le scatole a nessuno, è la cosa più antiurbana che si possa immaginare. Uscire di casa e entrare nelle città, quello che io continuo a dire, cioè le strade, lo spazio, riprenderci lo spazio pubblico, perché essendo pubblico ci appartiene, dobbiamo averne cura. Adesso gli amministratori, i politici, eccetera, eccetera, ne abbracciano, vogliono un brand Roma, un brand Milano, eccetera, sì, eccetera, sì, mentre sì, noi siamo abituati, forse, come dire, Bakhtin ci ha insegnato alla molteplicità, alla polifonia. Ma tu sai meglio di me che poi, vabbè, noi abbiamo questa strana attività dove in certi momenti siamo completamente solitari e in certi momenti siamo estroflessi nel mondo, continuamente sempre in giro, eccetera, eccetera, ma quello che noi scriviamo non lo sappiamo neanche noi come scrittori cosa stiamo scrivendo. Spesso sono i lettori che ci spiegano quello che noi abbiamo scritto, e ognuno lo legge come vuole, e questo è molto interessante. Cioè, comunque anche un oggetto completato, chiuso, come potrebbe essere un romanzo, è molto più aperto di quanto noi crediamo. Altrettanto le nostre città all'apparenza sono complete, chiuse, stabili, tetragone, invece non è vero. Ognuno poi nei suoi attraversamenti, nelle sue letture personali, nella propria memoria che entra in gioco, ha un modo diverso di intendere la città. Quindi questa idea verticistica che Milano si spiega in un modo, che Roma si spiega in un modo, è pura follia, è propaganda sostanzialmente. Io sono nato in Borgata, tu sei nato a Quartoggiani, in periferia. E, però insomma, mi sembra anche che anche qui le nostre idee della città, appunto, nonostante, come dire, non facciamo parte di un collettivo unitario, si assomigliano, cioè che sia Roma che Milano, con appunto due vettori completamente diversi, siamo diventati una città di enclavi e di ghetti più che di centro e di periferia. Ti ritrovi in questa cosa? Mi piacerebbe poi parlarne anche dopo, cioè che secondo me bisogna riformulare il nostro lessico. Cioè il lessico urbano è tutto da rifare, perché utilizziamo delle parole che oggi non hanno più nessun significato. Centro, periferia, città, campagna avevano senso 50 anni fa. Oggi dobbiamo inventare un nuovo vocabolario se vogliamo parlare con le parole giuste, e fra questi questa idea della questi ghetti borghesi, autoborghesi, cioè che sono le gate community, sono la vera novità che sta distruggendo il senso di cittadinanza, di appartenenza a un territorio. Ecco, su questo c'è da battere il tamburo.